Buonasera e benvenuti al primo concerto di Natale organizzato dall'Associazione Musicale e Culturale Armonia. Il primo concerto, sì, perché nonostante l'associazione sia nata il 28 settembre 2020, le varie vicissitudini, i limiti, i divieti che si sono susseguiti negli anni passati non ci hanno permesso di poter fare il consueto concerto di Natale. L'associazione nasce così da 2 anni, fra diversi soci, membri in realtà di questa banda, come me, Giuseppe Fraddina, Peppe Natale, e tra i quali ci sono il maestro Pignataro, che tanti anni fa ha gettato le fondamenta di tutto ciò, il maestro Pasculli, che come spesso ci ribadisce è sempre qui con noi, perché quella di San Mauro, Scandale e Cerenzia è l'unica grande banda, e l'organico presente questa sera ne fa da testimone. E tra i quali vi è il presidente, nonché maestro dell'associazione, Luigi De Lorenzo, che ci ha creduto e l'ha guidata sin da subito, iniziando anche a formare i nuovi piccoli musicisti, che stasera suoneranno con noi, e che in questi mesi non si sono mai fermati, e hanno tanto atteso questa serata, mostrandosi, da esempio anche agli altri, i più grandi, che spesso, presi dagli impegni, dal lavoro e dalla frenesia quotidiana, hanno potuto creare il bello della nostra musica. Non solo, grazie agli svariati obiettivi che si vogliono perseguire, l'associazione sta portando avanti il progetto Bambini in Opera e stasera con noi avremo anche il coro che coinvolge gli alunni di terza, quarta e quinta della nostra scuola primaria. Ecco così un concerto forse un po' diverso dal solito, perché ricco di tutto ciò che ha caratterizzato l'associazione. L'unione tra i cosiddetti grandi e piccoli della banda, con brani più adatti agli uni e altri che possono invece far emergere anche nuovi entrati. L'intreccio fra le note e le parole, con una prima parte dedicata solo alla musica e un'altra dedicata anche al coro e grazie ad esso al periodo natalizio. La combinazione di tutto ciò non può non far pensare al nome stesso della nostra associazione, Armonia, che nel suo significato rimanda una consonanza di voci e strumenti, una combinazione di suoni che produce un'impressione piacevole all'orecchio e all'animo. E allora diamo avvio a questo primo concerto di Natale dell'Associazione Armonia, con la speranza e l'augurio che possa produrre quella piacevolezza all'orecchio e all'animo che potrà accompagnarvi in tutto questo Natale. Thank you.
in accordo con il titolo, ricorda quella della classica overture avanti l'opera, ovvero il brano strumentale che si anteponeva alle opere liriche dell'Ottocento. Esso presenta quindi tre sezioni. La prima, dal carattere maestoso, tipico dei brani di apertura. La seconda, invece più cantabile, ma non adagio. La terza riprende il materiale tematico della prima, ma in tempo di marcia. Un brano che nella sua chiarezza formale e nella sua semplicità risulta interessante per gli impasti sonori che si contrappongono, con tutte le sezioni della banda in evidenza in diversi momenti. Di John Kenyon, Astro Overture. James Gordon, Cartoon.
percussione e appartiene al genere della musica descrittiva, che mira a creare una rappresentazione del soggetto da cui il brano trae ispirazione. Il soggetto ispiratore, che nel nostro caso è ripreso anche nel titolo della composizione, è il menhir, la strada di pietra delle dimensioni mastodontiche, che caratterizza il sito archeologico di Civitas, nella terra d'origine del compositore Filippo Letta. Il brano è suddiviso in una serie di episodi. L'introduzione, che con ritmiche melodie arcaiche vuole riprodurre le atmosfere di antichi culti tribali, al di là del tempo, che rappresenta il passaggio temporale fra il passato e i giorni nostri. Una nuova alba, l'adagio centrale, rappresenta l'alba che ogni giorno si ripete nel paesaggio. E infine, Echi di Stone Age, che ritorna alle atmosfere iniziali, di Filippo Letta, Menhir. Thank you.
Shostakovich del 1938, andata perduta forse a causa delle vicissitudini legate agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Una sua riduzione per più forte fu riscoperta poi nel 1999 ed è orchestrata nel 2000. È un valzer allegretto, poco moderato, per orchestra sinfonica, arrangiato per banda dal compianto André Menien. Per voi, The Second Waltz. Ci danno anche modo di concludere con leggerezza un momento culturale serio e di spessore. Ascolterete così a seguire quattro tra i più celebri classici natalizi. O Happy Day, uno dei gospel più conosciuti al mondo, qui presentato in un arrangiamento di Donald Frullano. Adesse Fideles, dalla dolce melodia e con uno stile aurico, nell'arrangiamento di Giancarlo Gazzani. Happy Christmas, nato come brano di protesta contro la guerra in Vietnam, è poi diventato tra i più noti classici natalizi. Jingle Bells, nel corso degli anni cantata e registrata da numerosi artisti, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, ma molti altri cantanti e gruppi musicali hanno creato numerose versioni alternative della canzone e stasera verrà proposta nell'elettrizzante arrangiamento di Gazzani. Il tutto accompagnato dal coro dei bambini in opera e diretto dal maestro Simone Emiliano Pasculli. Prima, tanti auguri e grazie di essere veramente così numerosi. Ogni anno sempre di più. Vuol dire che questa idea di costituire questa associazione musicale è stata una buona idea. E dobbiamo veramente ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha spinti a fare questa cosa. In genere è il contrario, sono le associazioni che pregano i nostri richiami. Invece nel caso di San Mauro siete fortunati, avete un'amministrazione comunale che investe sulla cultura, investe sulla musica, investe sui vostri figli, e questo è il risultato: un auditorium ristrutturato, bellissimo, efficiente, che ospita la banda musicale per le lezioni e anche per tutte queste manifestazioni che l'amministrazione e anche la nostra associazione organizza. Non è da tutti portare i bambini all'opera,
quindi prendersi questa responsabilità, pagare un pullman, pagare un biglietto di teatro, fondamentalmente non porta nessun ritorno, però alla lunga credo che porti tanto. Le parole che sono state spese, ma io devo un pochino correggere il maestro Pasculli, perché quello che si fa in questo paese è, si fa solo ed esclusivamente grazie a voi, perché se non ci foste voi e se non foste voi gli attori principali, è chiaro che nessun amministratore potrebbe realizzare alcunché. Vedete, si fanno tante parole, poi alla fine le parole finiscono. Ma quando finiscono le parole non significa molte volte che mancano i pensieri. Forse i pensieri sono così grandi che non riescono ad essere contenuti nelle parole che conosciamo. E allora quando le parole finiscono davvero, sapete che cosa significa? Significa che rimangono solo i suoni. E sono i suoni che ci hanno regalato questi splendidi ragazzi, questi splendidi musicisti, questi splendidi signori che vengono un pochino anche dai paesi vicini, ma che ci hanno regalato stasera delle melodie bellissime, e soprattutto rimangono i suoni che ci porteremo nel cuore e che ci porteremo dopo questa serata. Aggiungo solo una cosa: ieri notte guardavo con attenzione alla locandina degli ultimi eventi, e negli ultimi 15 o 20 eventi che abbiamo partorito, se non perché sa, il 90% li abbiamo autoprodotti, perché vedete, è facile prendere i soldi, comprare un pacchetto e calarlo dall'alto e portarlo su un palco. La cosa bella invece, la cosa significativa, la cosa toccante e gratificante per loro, per voi, per noi, è quella di realizzarli in proprio. Grazie alla Protezione Civile, grazie alla Prologo, grazie all'Aves, grazie alla squadra di calcio, grazie alla parrocchia, grazie al mondo della scuola, grazie all'associazione Armonia, che questa sera ci hanno regalato davvero un bel Natale. Io mi sento di citare, oltre naturalmente al maestro Pasculli, oltre a citare al maestro De Lorenzo, che l'ho visto crescere così, era bambino e adesso giustamente è diventato un uomo, è diventato soprattutto uno splendido professionista. Io vorrei che facessimo un unico grande corale applauso anche unitamente ai due maestri che ho appena citato e unitamente a questi musicisti che sono splendidi e che io non finirò mai di ringraziare, perché davvero ci regalano sentimento, ci regalano voglia di crescere, ci regalano delle emozioni, delle sensazioni. Però credo che sia il caso di accomunare in tutto ciò anche quella che rappresenta, nonostante la giovane età, nonostante sia ancora un giovane del culto, il maestro Pignataro, che rappresenta la giovane. È un'amministrazione fatta dai sanmauresi, e a nome di Babbo Natale, che ha sbagliato indirizzo e l'ha lasciata nel palazzo comunale, c'è un piccolo pensiero per l'associazione Armonia. Thank you.
Quindi il coro che stiamo cercando di creare. E poi volevo dare il benvenuto ai nuovi musicisti di San Mauro. Partiamo dai sax. E i sax contralti abbiamo Antonio De Lorenzo e Davide Crespo. Abbiamo tre nuove clarinettiste, che sono Beatrice Lucia, Beatrice Grassi, al tromba abbiamo Domenico Corigliano, e l'ultima sezione, ma quella che fa più casino di tutti, le percussioni Salvatore Giuliano, Livio Lucia e Francesca Antonio. Poi un applauso lo vorrei per due forestieri, ma che fanno sempre parte della nostra banda. Il papà da quando era piccolo. E abbiamo una new entry, abbiamo Danilo e il figlio. È giusto per insegnarvi gli strumenti. Un applauso ai clarinetti. Le trombe, gli euboni,
la Giunta. Un nuovo strumento per, come si chiama? Abbiamo il contrabbasso. La banda ha messo le percussioni, quindi chi vuole venire vi aspettiamo. E grazie. Se volete come bis. Cantato o suonato? Cantato. Cantato.